Sì, non viene un'avversaria certamente facile, perché anzi, un'avversaria che fa dell'atleticità, della brillantezza, la sua forza, ha dimostrato di giocarsela con tutti. È una squadra che da 2 anni che punta sui giovani del vivaio, che insomma da molti anni Biella lavora in questo senso, si è costruita dei giocatori in casa, li ha fatti magari giocare fuori, e da 2 anni che insomma è una bella realtà. Perciò è una squadra chiaramente che, se non siamo pronti, ci potrebbe veramente mettere in grandissima difficoltà. È vero che loro hanno perso Vosquil, che è il loro, diciamo, giocatore più importante. È anche vero che l'hanno sostituito con un giocatore altrettanto bravo. Chiaramente è un giocatore in meno, ma è una squadra che, come dicevamo, sembra sempre di giocare senza pressione, sembra quasi che giochino a memoria. Il fatto che comunque gli manchi Vosquil e che non possa arrivare Kyle Johnson, che non possa giocare, sicuramente è un piccolo vantaggio che abbiamo. Da parte nostra ci siamo un po' chiusi nello spogliatoio, ci siamo detti che vorremmo effettivamente queste ultime 4 partite provare a invertire la rotta, a cercare di salvare una stagione che effettivamente non è stata come ce l'aspettavamo. Perciò nei nostri cuori c'è la voglia veramente di, e questo lo dico da parte dello staff e da parte dei giocatori, prima di dare qualcosa alla società per quello che ha fatto quest'anno e che ci ha sempre comunque sostenuto, e poi anche per noi stessi, perché effettivamente chiudere la stagione magari con altre battute a vuoto non sarebbe così tanto bello. Perciò ci sono tutti i presupposti per essere motivati al punto giusto, e perciò sicuramente dobbiamo pensare a questa Biella prima di tutto e poi anche alle altre.